perché stai immobile, cioè. Perché mi ero incantato nei tuoi occhi. Ma perché io oggi perché sono. Sei così abbronzato? Perché oggi sono andato a correre e ho preso il sole di me. Non è giusto. Guarda me, sono un fantasma. Ma boh, ok. Ma tu sei sicuramente più bella. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Guardate un po' chi c'è con me. Un super ospite, Thomas Hungry. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze. Lo so, aspettavate questa collaborazione, non so se lo dicono anche a te, ma a me è costantemente da mesi che mi dicono che dobbiamo collaborare. Sinceramente Nicole lo aspettavo anch'io, Posso essere discreto. Quindi finalmente, finalmente ragazzi, avete visto, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro andate a vedere, vi linkerò il canale di Thomas qua sotto nel box informazioni. Andate a vedere sul suo canale perché c'è un altro video in collaborazione che abbiamo fatto. E ne vedrete delle belle, ma non vi anticipo altro. E oggi cosa facciamo? Oggi provo a toccarmi. Io oggi ragazzi, io ci provo. Hai qualche richiesta particolare per il trucco? Non ne ho idea, non sono mai stato truccato in vita mia, non ho mai fatto il drag queen, si dice così? Sì, sì, sì. Vedrò di fare un bel trucco e da sera. Da sera sì. Ti vedo perplesso. No, adesso sono le 5:30, direi un trucco orario aperitivo, no? Ah, ok, bene, trucco da aperitivo faremo. Ragazzi, io ho già preparato qua tutti i trucchi che andremo ad utilizzare. Ma cosa sono? Io conosco le barrette proteiche, ma... Sono ombretti. Si possono mangiare? No, subito a mangiarti gli ombretti. Specchio, specchio delle mie brave. Chi è più bello del reame? La Nicole di sicuro. Grazie. Non è. Io sono particolarmente emozionata di conoscerti perché sai, è un po' tipo come quando mi incontrano per la strada e mi dicono oddio è stranissimo vederti dal vivo, oddio io ti seguo ma è proprio strano vederti dal vivo. E io ho questa sensazione con te. Ma perché, cioè è strano, no? Così mi fa emozionare. Ma non è strano? Sì, è vero. Che è strano? Sì. Perché per noi youtuber è tipo emozionante conoscerci. No, ma è vero, quando vedi una persona comunque dietro uno schermo e poi lo scopri nella realtà è tutta un'altra cosa. Infatti la Nicole pensava che fossi alto 1,90, che ci sono un anno da giardino e lei è 30 cm più alta di me. Non è vero. Questo è un prime ragazzi, andiamo ad utilizzare quello di Too Faced, Langover, Good to Go, che ha anche fattore di protezione, per me non te ne frega niente, usa il fattore di protezione? Beh ci sta perché oggi ho preso il sole, magari vedi? Serve. Io sono tra le tue mani e ne sono felice. Oddio, quella barba verrà fuori un disastro. Ma dai. E che l'ho anche tagliata, ce l'avevo molto più lunga. Una sensazione veramente refreshing. C'è sempre queste frasi in inglese. Ho preso un po' di inglese perché avendo vissuto in Inghilterra 2 anni qualcosa mi è restato. E di solito parli in dialetto o se usi solo l'italiano? Sempre in triestino. Sempre in triestino? Inizia a parlare in triestino, sì. Quindi sei come me? Io parlo praticamente solo veneto. Sappi, mia cara Nicole, che ho imparato l'italiano in Inghilterra per assurdo. Ancora adesso io lo bacico, si dice bacico. Anche io sbaglio con i termini, quindi non ho più pallida idea. Ma come hai imparato l'italiano? Sì, perché comunque ero a lavorare in un ristorante italiano dove c'erano persone del sud e non sapevano il dialetto, quindi mi sono fatto le ossa lì. Sono partito super ignorante e sono tornato un po' meno ignorante. Poi ragazzi, per il fondotinta andiamo ad utilizzare, visto che io non sapevo il colore, no? Perché sai che devi fare il match del fondotinta al colore della tua pelle. Ovviamente. E ecco, e oggi vado ad utilizzare il foundation color changing, cioè cambia colore a seconda della tua pelle. Ma dai, è molto figo. Molto chimico, paura. Però io l'ho provato e posso garantirti che il colore è perfetto. Ma dai, ma proprio si è adatta alla pelle. Sì, è bianco. E poi tu lo stendi e praticamente diventa del colore della tua pelle. Strafigo, lo devo usare comunque perché sappi che ogni tanto magari mi viene fuori qualche bel brufoletto. Però questo te lo copro come fosse un mascara, no mascara. Mascara perché ragazzi dobbiamo fare una cultura Thomas veramente. Cioè adesso minimo ti guardi 100.000 video a rotazione. Ci sta. Solo make up tutorial. Ci sta. Cioè non ti sei mai fatto truccare quindi è la prima volta. Mai, è la prima volta. Che onore, cavolo. No, onore mio, ovviamente ho scelto la make up, come si dice make up? Make up artist. Ok, ho scelto la make up asti, Make up artist? Sì. Ho scelto la miglior make... Make up artist? Ok. Ho scelto la migliore... Truccatrice? Era difficile. Ho scelto la migliore truccatrice d'Italia, quindi... Grazie. Poi ti do i 100 euro. Allora, 200.
Avevi una barba lunghissima tu nei primi video che ho visto. L'hai visto? Sì. Poi l'ho tagliata. Ma è ingestibile. Meno male, devo dire. Va meglio così? Sì. Grazie, Nicola. Secondo me decisamente sì. Però è rilassante, devo mettere. Vero che è rilassante? È veramente rilassante. Porca miseria. Allora, adesso ti sto applicando il fondotinta con il pennello da fondotinta, quello piatto. Lo dico per chi mi segue. Non ho mai truccato un uomo, ragazzi, a parte i miei ex che avete visto. E se io fossi un ex e voi non lo sapevate? No, guarda, che già qui sulla mia vita sentimentale è tipo beautiful. Quanto sono curioso i tuoi follower. Tantissimo. Sempre rilassante, sta diventando uno sbattimento. Te lo giuro, è super rilassante. Ah? Raga, io non mi rilasso mai, Nicole, quindi. Cioè, sei sempre che ti alleni? Sempre, costantemente. Ti ho visto che alzavi un sacco di pesi. Ah, sono pesi gonfiati, sono finti. Sì, certo. In realtà è tutto finto. Sì, certo. Ma infatti mi vedo più moro, più... Che figo. Però sei più chiaro sopra, più scuro sotto. Non lo so perché, ma sto fondotinta dovrebbe adattarsi perfettamente, ma secondo me ci sta mettendo un po'. Aspetta che aggiungiamo un po' tanto. Allora, adesso questo sai cos'è? Sì, quello è... Arrivo, quello è un... Tipo i bonbon di malizia, c'erano una volta che ti metti lì, no? Quelli erano i gloss, è lo stesso applicatore, però questo è un correttore. E questo ti copre le occhiaie. Grande, ma allora teniamo questo trucco per il video prossimo. Perché io le occhiaie sempre. Anche tutti gli youtuber, penso. Sono talmente abituata a vederti nei tuoi mukbang che mi fa stranissimo truccarti. Ma dai, non, sì, non ti giuro. Così, non mi emoziono. Tipo fangirling, sai che incontri lo youtuber che segui? Io mi ricordo ancora la prima volta che mi è arrivato un messaggio su Instagram e un paio di persone mi hanno detto: hai visto la Nicole? Ha fatto un video reaction sulle tue challenge. E io, sinceramente non ti conoscevo perché non, ovviamente non seguo i make-up parties. E ho detto: cazzarola, ma chi è questa Nicole? Ammazzo, sei fortunato. Ma dai, però l'ho puntata subito. Ma perché erano tutti i follower a dirmi: devi fare assolutamente le reaction Thomas Hungry, guarda, guarda. E io l'ho fatto, mi sono dimenticata la cipria. Sì, la cipria è stata inventata dalla Cipriani, sì. Che anche lei è una truccatrice, penso. No. No, non credo che sia una truccatrice. Però è molto truccata. Eh sì, anche qualcos'altro. Eh sì, invece devo dire, Nicole, che te oggi sei praticamente un sapone, ma... Beh, fantastico. Questo è quello che pensano gli uomini, ragazze. No, in realtà sono super truccata, però l'effetto trucco non trucco non è mica facile da ottenere. Ah, sono strano. Ma tu non hai idea di quante persone sono invidiose in questo momento per il sottoscritto? Veramente? Ma penso proprio di sì. Anzi, commentate nei commenti qui sopra e fatemi sapere, sono proprio curioso di quante persone sono gelose. Ma sai quante sono gelose anche che tu sei qua? Su via, non ci credo. È vero. Prima faremo un po' di... Sai cos'è il contouring? No, ma secondo me non hai tanto bisogno, però. Che pratica schiavistica è. No, 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 facciamo cosa. No, serve tipo per... Tipo fai le zone d'ombra e il viso sembra più magro, no? Cioè poi... Però non hai bisogno, quindi... Quindi sei grasso. No, infatti non lo facciamo. Bene. Facciamo, mettiamo il blush, però. Blushiamoci su. Sai cos'è il blush? No! Tipo un colore rosato che metti sulle guance. Ah. E se sorridi sai dove applicarlo praticamente. Ah, è tipo Heidi! Bravo! Però stai bene. Ma sai chi mi sembra? Tipo Luigi il 14esimo che si truccava. È vero! Ti manca solo la parrucca bianca. Direi di applicare un po' di illuminante, ragazzi, perché cioè non, una base non è perfetta senza l'illuminante, giustamente. Direi proprio di sì. Lo applichi di solito? Direi di no. Di solito salto questa prassi, ma in questo caso... E di solito quanto ci impieghi a truccare una persona? Un trucco completo dipende da che tipo di trucco, cioè se faccio una roba super elaborata anche tre quarti d'ora. Per quello noi maschietti ce l'abbiamo sempre quando la ragazza va a truccarsi. Sì, e non capite la difficoltà che a volte facciamo la linea di eyeliner e non viene bene e devi toglierla, rimetterla, poi la fai l'altro occhio, però non combaciano, devi togliere tutto. Non è mica semplice. È complesso prepararsi per voi ragazze. Io metterei un po' di ombretto. Eh sì. Giustamente. Eh sì, ombretto ci sta. Questa tra l'altro è una delle mie palette preferite, ragazzi. Cos'è quello? È di Dior. Gli ombretti. Ma è un palette, hai detto? È una palette.
Ah, ma sono palle, quello per le stufe? No! So. Ma non mi metti anche le ciglia finte, vero? No, se vuoi sì. No, però il mascara sì, il mascara lo mettiamo. Mascara ci vuole. Mettiamo anche un po' di ombretto. Non andando a scappandolo. Ho paura di questa orca miseria. Ma sembra quello della pubblicità della Dior che era giallo, ottone dei profumi, ti ricordi? Chi? Ah, no, sì. The One Million, no, sì, Dior. Sì. Guarda che bellissimo, tutti questi riflessi dorati, cioè, stai da Dio. Però devi ancora finire, non è? Oppure è proprio l'effetto che ti... No, ah, sui rifletti, dipende da come lo giri. Sì, eh. Che figo. Però ti sta bene, eh? Sì. Cioè, nel senso... Dipende dai gusti. OMG. Ma cos'è sta roba? La matita. Vedi che ti rende lo sguardo molto più... cioè, molto più intenso. Mi stavo guardando su quel specchio. Vediamo se riesco a fare un riflesso, non è possibile. Spaventando. Beh, ma guarda che figo, dai. Però a parte gli scherzi, sembro una bambola di porcellana, eh. E vedi? Sembra che pesa 1 chilogrammo da sopra le ciglia. Hai le ciglia lunghe, sei fortunato. Beh, puoi dirmi fortunata da adesso. Ragazzi, cosa ne dite? Like se vi piace. Like al video, eh? Quanti mi chiediamo? Non lo so. Ogni tanto chiedo. 15.000 like. 15.000 per un prossimo video? Con tu trucchi me. Preparati. Ma ci sta. Si può fare però. Si può fare. Se solo 15.000? 15.000, sennò io non mi muovo meno di 15.000 like. Mi raccomando, ragazzi. Adesso ci manca solo il rossetto, lo spray fissante e abbiamo finito. Cos'è lo spray fissante? Lo spray fissante è uno spray che tu spruzzi praticamente per fissare tutto quello che hai messo sul viso e così rimane là. Così non si scioglie. Anche se sudi tutte queste cose. Sì. Per assurdo, in teoria, poi dipende. Per assurdo, Nicole, quindi potrei andare a fare una corsa adesso, sudare e resterei truccato. Sì. Ma cioè, con lo spray fissante teoricamente sì, se è uno spray buono. Però ho messo anche il primer che abbiamo messo all'inizio, che permette proprio al trucco di durare fino a sera. E adesso, ragazzi, passiamo al rossetto. Ho scelto questo di Mesauda, che è un rossetto tipo sul viola, un rosa scuro, diciamo così, opaco. Sai la differenza tra opaco e lucido? Sì, quello sì, quello sì. Ma sì? Sì. E se perché no, gli uomini non lo sanno. Ma se c'hai la macchina lucido o nero opaco, insomma. Mi è stupito, di solito gli uomini non lo sanno. Ok. Non vorrei così. Allora, no, devi solo tenere la bocca un po' aperta, ma poco. Devo asciugare le labbra, però. Sì. Grazie. È bravissimo perché stai immobile, cioè. Perché mi ero incantato nei tuoi occhi. Ma sai che questo rossetto ti sta anche bene? Secondo me hai dei brutti gusti. Oh mio Dio, che bella che sono, Nicole. Cioè, adesso dobbiamo andare a fare aperitivo qui a Trieste. Se vuoi possiamo andare, non c'è nessun problema. Per la prima volta vediamo Thomas Hungry truccato, ragazzi. La tua faccia è un po' perplessa, però. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se sono stata brava, mi raccomando. Sempre di Mesauda, ragazzi, questo è il Mist and Glow. E adesso, allora, chiudi gli occhi, adesso ti spruzzo e si fissa tutto il trucco. Che è rinfrescante, non dirmi che dà fastidio perché non si spruzza. Anche il profumo è buonissimo. Che posce sono. Trucco completo, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. No, sei stata bravissima, Nicole, però... Devo dire però che questo fondotinta è un pochino troppo chiaro, non so perché, ma dovrebbe no, ma adattarsi alla tua carnagione, non si adatta a un tubo. Forse è perché sono scottato in qua. C'ho l'orecchia più scura. Sì, vedi, è troppo chiaro. Quindi è colpa del fondotinta, non è colpa mia, ragazzi. È la mia creazione. Spostati un po' che si veda l'illuminante. Cioè, ragazzi, notare l'illuminante, Che tipo se... cioè, voglio dire, ragazzi, tu sei completamente scioccato. No, però è stato super, super divertente. Anche. Devo dire che, cioè, non immaginavo di essere così brava. Hai fatto un bel lavoro, è stata la mia prima volta. Però devo dire che è stato veramente un onore, Nicole. Anche per me è stato un onore truccarti. Mi raccomando, prossima volta 20.000 like, 15.000 abbiamo detto, 15.000 like. Prossima volta trucchi tu me, vediamo. Io provo a truccare te. Ci sta. Anche perché io non ho mai truccato in vita mia, quindi... Quindi sarà molto interessante. E niente, mia family, questo è tutto per il video di oggi. Spero vi sia piaciuto. Io ringrazio ancora tantissimo il mio super ospite Thomas per aver partecipato a questo video, per essere venuto anche fino a Trieste, tra l'altro, per filmare con me.
Avrei scavalcato montagne per venire da te, Nicole. Oh mia, io mi sto imbarazzando, sono fucsia, vabbè. Basta, questo è quanto per il video di oggi. Mia family, vi mando un bacio grandissimo. Come al solito vi mando anche un abbraccio, io do sempre gli abbracci. E quindi... abbraccio forte forte forte, forte. Noi ci vediamo domani, mi raccomando, sempre 17:30 con un nuovo video. E andate a vedere il canale di Thomas, andate a vedere il video che abbiamo fatto assieme. Ve lo lascio. Ciao. Ciao.